all'incontro di questa sera. Abbiamo chiesto a Luca Frigerio, scrittore, giornalista, critico d'arte, curatore dei media della diocesi, nonché autore recente di un libro proprio su Sant'Ambrogio, che potete trovare anche al banchetto, di introdurci attraverso una carrellata di opere d'arte che nei secoli hanno rappresentato il patrono di Milano, di condurci a una rivisitazione della figura complessa e sfaccettata di Sant'Ambrogio, non solo vescovo e pastore, poeta e biblista, ma anche difensore dei poveri e degli oppressi, anche araldo della giustizia e della verità. Sono parole che abbiamo messo sempre nel volantino di invito. E da qui l'intuizione contenuta nel titolo che abbiamo dato all'incontro, Gonfalone e pastorale, che per noi traduce un pochettino proprio la provocazione di Eliot. Dottor Frigerio, adesso a lei il compito di sviluppare attraverso Sant'Ambrogio la nostra intuizione. Va bene. Sì, io ho fatto questo libro perché mi ero reso conto di una mancanza. Io da tanti anni ho la fortuna proprio di lavorare per la diocesi di Milano nel campo della comunicazione, e la mia fortuna è che, essendo un appassionato d'arte, posso proprio occuparmi di questi argomenti. Tanti, tantissimi testi, anche notevolissimi, sulla figura, sulla spiritualità, sulla storia di Sant'Ambrogio, ma quando si trattava di vedere un po' come è stato rappresentato, perché ha certi simboli, certi attributi, perché viene raffigurato in un certo modo, non era proprio così semplice. Ci sono dei testi magari un po' vecchiotti, c'era stata una bella mostra, ma ahimè sono passati 20 anni al Museo Diocesano, e allora è nato questo libro. Dato questo libro, che è un libro semplice, come sono i miei libri, io non sono un addetto ai lavori, io sono appunto un comunicatore, quindi taglio divulgativo, però in qualche modo rigoroso. L'amico Monsignor Navoni dell'Ambrosiana mi ha fatto dei bei complimenti, che mi ha fatto arrossire, l'ha anche messo nero su bianco nell'introduzione del libro, e poi mi ha detto: mannaggia, questa era una cosa che dovevo pensarci io, però vabbè. Meglio così, l'hai fatto tu. Io parto da questa immagine, l'ho scelta per la copertina. Secondo me, riassume bene quello che è l'immagine di Sant'Ambrogio lungo tutto il Medioevo e fino proprio all'epoca moderna, diciamo. È un bel tondo con questo santo, vedete, che vi guarda. Io non so, a seconda di come uno ha la coscienza più o meno pulita, più o meno sereno, magari sembra che vi sorride, oppure invece vi incute un po' di timore, almeno a me da questa impressione. Come viene rappresentato Ambrogio in questa raffigurazione, diciamo, classica? Questo è il Bergognone, qui siamo proprio in pieno Rinascimento, nei primissimi anni del Cinquecento. Viene raffigurato innanzitutto con il suo aspetto, la sua dignità di vescovo. È vescovo di Milano, Ambrogio. E allora vedete proprio l'abito, diciamo, sacerdotale, tipico anche in questo caso del vescovo, la mitra, il pastorale, molto interessante questo attributo che ancora oggi usano appunto i vescovi, il pastorale, che ricorda l'essere buon pastore del gregge che è affidato, con quest'asta dritta che ricorda proprio la fermezza del vescovo, che deve avere la difesa che il vescovo deve attuare nei confronti appunto delle sue pecorelle, ma anche questo ricciolo così bello che indica invece il piegarsi verso misericordioso, verso proprio il suo popolo. Ricorda proprio il vincastro, questo pastorale. In fondo non si vede, ma il pastorale del vescovo, noi lo sappiamo, c'ha sempre un bel puntale, un pungolo,
nei confronti sempre del gregge, del popolo di Dio, ma anche nei confronti di se stesso, quindi sempre vigilare, sempre stare attenti, sempre pungolare. Vediamo in particolar modo che questo santo vescovo, questo Ambrogio, ha questa fascia, la vedete bianca con queste croci nere, è il pallio. Il pallio è un segno distintivo che viene consegnato dal pontefice, dal papa, al vescovo metropolita, quindi è un segno anche proprio di alto significato, di alto valore, il rapporto diretto fra il pontefice, il vicario di Cristo, il vescovo di Roma e alcuni vescovi particolarmente importanti, i metropoliti. In tessuto in lana d'agnello, con tutto il significato simbolico che ha il vescovo di Milano, per lunga tradizione proprio metropolita. Però di vescovi santi con l'aureola, se ci pensiamo, ce ne sono veramente tanti. Come facciamo a dire che questo è proprio Sant'Ambrogio? Ha in mano, lo vedete, qualcosa di assolutamente caratteristico, si chiama flagello, o anche sferza, o anche scudiscio, fustino. È costituito da un manico di legno, da cui escono poi questi sorta di legacci, di cordicelle, di corde, di sferze. Non è proprio una cosa tenerissima un flagello, può anche colpire. Ma adesso questo flagello lo lasciamo un attimo lì. Che cosa poi vediamo? Vediamo questa barba, una barba bianca. Ecco, spesso Sant'Ambrogio viene proprio raffigurato così, no? Un po' come una figura quasi alla Babbo Natale, una figura che con questa barba bianca incute rispetto. Lui è venerando per età, venerabile, la sapienza, la saggezza. Quella barba bianca ti dà l'idea proprio di un uomo sapiente, un uomo che ha trascorso una lunga vita accumulando esperienza, accumulando saggezza. E allora Sant'Ambrogio spesso e volentieri viene proprio raffigurato in questo modo, proprio piuttosto in là con gli anni, piuttosto anziano, con quella barba bianca. Una barba bianca che diventa addirittura lunga, fluente, proprio da patriarca, come in questo caso. Magari avete già riconosciuto, questa è un'immagine orientale, questa è un'immagine che viene proprio dal mondo ortodosso. Siamo niente meno che nel Monte Athos. Questa immagine è assolutamente contemporanea a questa. Sono proprio gli stessi medesimi anni, anche qua siamo nei primi anni del Cinquecento, nel Monte Athos. Eh sì, perché io ho detto già più volte che Ambrogio è il vescovo di Milano, che Ambrogio è il nostro santo patrono, a cui noi ambrosiani siamo legatissimi. Ambrosiani, pensate, è una cosa più unica che rara. Noi ci chiamiamo con il nome appunto del santo patrono. A Roma, che pure hanno questi patroni importantissimi, Pietro e Paolo, ma non si chiamano i romani Petrini, Paolini, se non proprio in maniera molto ricercata. Noi invece siamo proprio ambrosiani. Chiudo la parentesi. E quindi noi ci teniamo moltissimo, però guardate, anche in Oriente, anche in Grecia, anche nel mondo ortodosso, Sant'Ambrogio è considerato veramente un grande santo. Ambrogio è veramente il santo della Chiesa indivisa. Prima di qualsiasi divisione, prima di qualsiasi scisma, prima di qualsiasi lotta fra cristiani, divisioni, Ambrogio è riconosciuto veramente come padre da tutto il mondo cristiano. Ancora oggi nel mondo ortodosso si dice che Ambrogio è proprio il ponte d'oro fra Oriente e Occidente. E veramente tutta la sua vita, tutta la sua produzione, il suo pensiero è stato veramente questo ponte fra Oriente e Occidente. La barba così lunga a indicare proprio ancora più questa idea di saggezza, di patriarca. Però vi assicuro che Ambrogio è anche questo. E questo non è un santo chissà chi, è Ambrogio. E qui la barba non c'è. E allora bisogna stare un po' attenti però a legarsi troppo a questi simboli,
a questi elementi che sono importanti, che dicono molto, però bisogna vedere anche poi contesto da contesto. Questo è assolutamente Ambrogio, ma qui questo artista, che è il Bramantino, artista eccezionale e contemporaneo del Bergoglione, questa immagine è assolutamente contemporanea con l'altra, il Bramantino che fa questo capolavoro straordinario sempre nei primissimi anni del Cinquecento, vuole sottolineare un altro aspetto. Non vuole sottolineare tanto l'aspetto dell'età veneranda, venerabile, della sapienza, vuole sottolineare l'aspetto, potremmo dire, di lotta. Ambrogio è uno che lotta senza paura, fa una lotta senza quartiere all'eresia, ai nemici della vera fede. Ecco qua il nostro Ambrogio che infatti ha questo aspetto, potremmo dire, da condottiero, da capitano di ventura. Pensate ai grandi comandanti militari del Rinascimento, così rasati, mascella volitiva, decisa, con leoni, Gattamelata, tanti altri. E cosa fa il nostro Ambrogio? Ha lottato contro appunto il male, contro la personificazione stessa dell'eresia. Eccolo qua, quest'uomo nudo lì abbattuto. Ario, il simbolo proprio degli ariani. Che si contrappone dall'altra parte, non si contrappone, proprio si giustappone, alla figura invece, vedete che ha le ali, questo è San Michele Arcangelo. Niente meno, Sant'Ambrogio da una parte e San Michele dall'altra. Guardate la particolarità, potremmo rimanere qua tutta la sera solo a parlare di quest'opera che è straordinaria. Il demonio sconfitto, che non è il classico drago dell'Apocalisse, ma è un enorme rospo. Che opera bellissima, questa si trova oggi alla Pinacoteca Ambrosiana, detta la Madonna delle Torri, perché vedete questo paesaggio molto particolare sullo sfondo. Però attenzione, se noi siamo curiosi, noi vogliamo sapere qual era il vero volto di Ambrogio, ebbene ce l'abbiamo. Questo è il ritratto di Ambrogio, ma è il ritratto senza virgolette, è il ritratto veramente di quello che lui era. Perché questo mosaico bellissimo, eccezionale, è stato fatto proprio nei primissimi anni del V secolo. Ambrogio muore nel 397 e vuol dire che quando viene fatto questo mosaico lui appunto non c'è più da pochi anni. Il mosaicista che ha fatto quest'opera magari l'ha conosciuto, l'ha visto predicare, l'ha visto parlare, l'ha visto nelle chiese milanesi. E anche se l'artista in realtà non l'ha visto coi suoi occhi, sono ancora viventi, presenti, tantissime persone che l'hanno conosciuto. Quest'opera straordinaria si trova oggi all'interno proprio della Basilica di Sant'Ambrogio, fa parte del complesso. Questa basilica che è fondata, voluta, creata proprio da Ambrogio e dedicata ai martiri. E lui stesso poi dirà: voglio essere sepolto lì. Ed è il motivo per cui ancora oggi il corpo, lo scheletro di Ambrogio si trova proprio nella cripta di questa chiesa che ha preso il suo nome. Guardate com'è la figura intera, questo mosaico all'interno di un sacello, si chiama il sacello di San Vittore in Ciel d'Oro, c'è la figura intera Ambrosius. Guardate la dignità. Non è una figura maestosa, questo Ambrogio non è l'Ambrogio imponente di tante raffigurazioni medievali e rinascimentali. Non ha quella barba bianca che abbiamo visto, non ha questo aspetto militare che gli ha dato il Bramantino, ha però questo aspetto di dignità, la dignità anche ad esempio senatoria. Lui arriva da una famiglia proprio particolarmente importante, la gens Aurelia, di tradizione senatoria romana. Guardate l'abito che è allo stesso tempo episcopale, sacerdotale, ma con queste sottili linee di porpora che sono i lati clavi, che era proprio la dignità senatoria all'epoca dell'Impero Romano. Guardate i calzari, questa immagine è interessantissima per vedere anche la moda proprio del IV-V secolo. Guardate l'atteggiamento, il gesto. Lo faccio vedere meglio anche qua, la mano alzata.
questo mosaicista, questo artista, non lo ritrae Ambrogio mentre prega, mentre è in contemplazione, lo ritrae, ce lo mostra mentre sta parlando, mentre sta, dobbiamo immaginare, predicando. Questo gesto della mano così sollevato, in latino si chiama proprio ad locutio. Ambrogio è ritratto nel modo in cui probabilmente era più familiare proprio ai milanesi dell'epoca. Il loro pastore, il loro vescovo che predica, che spiega, illustra proprio la parola biblica, la parola di Dio. Il volto. Non c'è niente di idealizzato, questo è proprio un volto reale, concreto, con anche quelli che sembrano quasi dei difetti, ma perché il volto di ciascuno di noi è così. Lui aveva evidentemente le orecchie un po' sporgenti, vedete, sembrano quasi proprio un po' a sventola, piuttosto stempiato, una barba corta, rasa proprio, una canna nasale piuttosto marcata, piuttosto lunga. Spesso si dice che le persone di carattere hanno un naso, insomma, che si fa vedere, ma soprattutto la caratteristica che ci colpisce di più, vedete, è il sopracciglio, questo. A vederlo bene, questo volto ha una asimmetria facciale, non è simmetrico. E il mosaicista lo sottolinea proprio. La cosa di per sé non è strana, tutti noi, anche la nostra parte destra è uguale a quella sinistra, se ci guardiamo allo specchio con attenzione lo vediamo. Ma in Ambrogio questo doveva essere particolarmente marcato e viene proprio evidenziato da questo artista. Questa cosa che aveva sempre colpito è stata riscontrata dove? È proprio sul cranio, eccolo qua. Questo è lo scheletro di Sant'Ambrogio, adagiato fra i due martiri, Gervaso e Protaso, che lui stesso, per ispirazione divina, ha ritrovato e quindi ha ricomposto lì. Quando, ancora recentemente, proprio un anno fa, l'estate scorsa, non l'ultima, l'estate 2018, è stata fatta tutto uno studio, una ricognizione anche molto scientifica, molto attenta, molto precisa, sul cranio, sul teschio, sono state riscontrate queste cose. Ambrogio aveva proprio questa faccia così particolare. Ma la cosa interessante è che questa è stata solo una conferma. In realtà già Ratti, futuro vescovo di Milano e Papa Pio XI, grandissimo studioso, come prefetto dell'Ambrosiana, si era proprio occupato dei resti dello scheletro di Ambrogio e già alla fine dell'Ottocento erano giunti a queste conclusioni. Quindi le moderne indagini hanno solo confermato quello che però già si sapeva da almeno un secolo. Da questa immagine così vera, così reale, così concreta, per esempio è stato ricavato questo capolavoro, che è un tondo, vedete, in stucco, che è di epoca ottoniana, vuol dire decimo secolo, vuol dire prima ancora dell'anno 1000, proprio gli imperatori ottoni. Vedete come questo artista, questo plasticatore, proprio prende spunto da quell'immagine e fa un alto rilievo veramente di un'espressività eccezionale. Quest'opera si trovava, ma fino a pochi anni fa, proprio dentro la Basilica di Sant'Ambrogio, quindi sempre in quel contesto. Oggi invece si è preferito, per ragioni di conservazione, portarlo nel Museo Diocesano. Quindi per vederlo basta andare al Museo Diocesano, lo si può contemplare. A proposito di contemplazione, sapete chi ammirava veramente quest'opera? Chi andava proprio a inginocchiarsi e pregare davanti? Il Petrarca. Petrarca è stato a Milano, ha fatto un soggiorno piuttosto importante proprio alla corte dei Visconti e lui non mancava mai di andare in Sant'Ambrogio e di fermarsi proprio a pregare davanti a questa immagine. Abbiamo le sue lettere che Petrarca scrive ai familiari e ai fratelli, sono bellissime. Io ogni volta che guardo questa immagine mi sembra di vedere Sant'Ambrogio redivivo, che è qua, presente davanti a me, che mi parla. Però, dicevo, io invece ad esempio ho scelto per la mia copertina questa immagine. Perché?
Perché effettivamente, per quanto sia importante quel ritratto, per quanto sia importante quell'immagine, tutta la tradizione medievale, rinascimentale, potremmo dire fino all'epoca di San Carlo Borromeo, è questa l'immagine che si ha, che si fa, che si diffonde del vescovo Ambrogio, del santo patrono di Milano. Abbiamo tenuto in sospeso la storia del flagello, però bisogna affrontarla, non si può scappare. Dico scappare perché non è sempre molto agevole, molto facile parlare del flagello. Il nostro amato Ambrogio con in mano uno strumento così duro che sembra quasi un'arma. Parliamo di flagello e ci viene in mente concretamente, non so, la flagellazione di Cristo, mica è proprio una cosa bella. Ci vengono in mente le confraternite dei flagellanti che si infliggono, no, flagellazioni, penitenze. Oppure in senso figurato, dire è un flagello vuol dire qualcosa veramente che distrugge. La peste è un flagello, un cataclisma è un flagello. Possibile che Ambrogio gli hanno messo in mano proprio questo oggetto con tutto quello che c'era? Guardate questa immagine che viene da Brunello, Santa Maria Annunciata Brunello. Ci sarò a fine mese, mi hanno invitato proprio a fare lo stesso incontro che sto facendo qui su Sant'Ambrogio, una piccola formella in quel polittico. Qui c'è addirittura Ambrogio che sta facendo un balletto, sta proprio quasi danzando sopra il corpo steso di questo personaggio, vedete, lo sta proprio calpestando e agita un flagello che ha addirittura delle sfere d'acciaio con delle punte acuminate. Mamma mia, una cosa impressionante. Questo è già però più interessante, e quello è sempre fine 400, primi anni del 500, questo invece è di scuola campionese, cioè siamo in pieno 14 secolo, è sempre lui, vedete, con tutti gli attributi vescovili, e in mano a questo flagello che però qui ha delle corde annodate. Secondo me questo è molto interessante, perché questo flagello con le corde annodate già ci mette su una pista interessante, perché se noi leggiamo attentamente il Vangelo, troviamo che a un certo punto c'è qualcuno che prende delle corde e con quelle corde, proprio a mo' di frustino di flagello, fa qualcosa. È Gesù che caccia i mercanti dal tempio. Ecco allora che quel flagello già si può spiegare in questo modo. Chi ha messo il flagello nelle mani di Sant'Ambrogio ha voluto creare proprio una sorta di parallelismo. Come Gesù ha scacciato queste persone indegne, queste persone che facevano commercio, mercato dentro il luogo santo, e l'ha fatto anche in maniera proprio decisa, non dico violenta, però in maniera decisa, e lo stesso ha fatto Ambrogio proprio durante la sua vita, durante il suo episcopato. Questo è il Guercino, una bellissima opera che si trova nelle collezioni di Genova. Ma guardate questa immagine più nordica, fiamminga, sempre del 500, Gesù che caccia i mercanti del Tempio ha esattamente lo stesso flagello che viene messo nelle mani di Sant'Ambrogio. Eccolo qua, il nostro Sant'Ambrogio seduto in cattedra, proprio come fanno appunto i vescovi, in cattedra, mentre agita il flagello e è minaccioso nei confronti di questi personaggi. Diciamo subito, tanto per chiarire bene la questione, che Ambrogio non ha mai fatto niente del genere. Ambrogio, noi abbiamo tantissime notizie storiche, certe, oltre alle tradizioni, oltre alle leggende, abbiamo una vita che il suo stesso segretario Paolino ha scritto proprio con grande minuzia, con grande precisione, e non c'è mai un episodio del genere. Ma non solo il flagello, neanche i bastoni, neanche, figuriamoci poi, altre armi. Allora capiamo che quel flagello è proprio un simbolo. Simbolo di che cosa? Un simbolo della lotta, l'abbiamo già detto per il Bramantino, della lotta che Ambrogio ha fatto come vescovo per difendere la vera fede, per difendere l'ortodossia. Difenderla da che cosa? Dai pericoli
dell'eresia, degli eretici, che porta divisione, che porta contrasto, che porta anche proprio lotte degenerate in scontri con morti, feriti e con tutto quello che ne segue. Noi abbiamo delle pagine bellissime, anzi, di Ambrogio, dove lui fa cenno a questo flagello, proprio riprendendo quella pagina evangelica che abbiamo detto. Ambrogio dice: noi contro l'eresia, non contro gli eretici, mai contro le persone, contro l'idea dell'eresia, della divisione, della falsità, dell'errore, dobbiamo usare le nostre parole, cioè il nostro predicare o il nostro scrivere, che siano forti, che siano efficaci proprio come dei colpi di flagello. E fa riferimento proprio ai colpi di flagello che Gesù minaccia nel Tempio. Allo stesso tempo però, dice Ambrogio, noi non dobbiamo essere come gli eretici che invece non esitano a prendere in mano le armi, le spade, le lance, e anche a uccidere, a ferire, pur di raggiungere il loro obiettivo, il loro scopo. Per quanto sembra paradossale, questo flagello nelle mani di Ambrogio è assolutamente solo metaforico, è solo proprio un'immagine della forza del suo pensiero, della sua azione, della sua parola, ma in qualche modo è anche molto meno violento di quello che erano le azioni proprio degli eretici del tempo, anche del Medioevo, che invece appunto usavano armi ben più temibili. Guardate che bella questa immagine, che è un affresco che viene dall'oratorio di Mocchirolo, oggi però a Brera, perché ahimè nel dopoguerra si pensava che potesse soffrire, quindi hanno preferito strapparlo e portarlo in Pinacoteca. Oggi non si farebbe più assolutamente una cosa del genere. Dove c'è Ambrogio, come dicevamo, seduto in cattedra, guardate, con una mano scrive proprio l'azione di mettere nero su bianco, la dottrina, le linee, le guide, per essere anche d'aiuto a tutti gli altri cristiani, tutti gli altri vescovi, e con l'altra mano proprio di non tanto colpire, ma quasi minacciare, quasi proprio buttare fuori queste persone che, guardate anche solo dall'aspetto, sembrano dei pazzi, sembrano dei matti, che sono appunto gli eretici, causa di divisione e di contese. Questa immagine è molto interessante, secondo me. Tutte le immagini che vedete sono assolutamente nel mio libro. Il libro è un bel libro corposo di circa 300 pagine, la metà però sono foto, perché sono essenziali proprio per questo discorso, e questa proprio è un punto snodale, di snodo. Probabilmente Ambrogio, non lo sappiamo con certezza, perché non è che qui c'è scritto da qualche parte Ambrosius, Sant'Ambrogio, eccetera, si trova a lato dell'ingresso della Basilica di Sant'Ambrogio, sulla parte, guardando la facciata, sulla parte sinistra. Ed è un'immagine molto antica, cioè intendo, qui siamo nel 1200, proprio anno 1200. Si vede questo santo vescovo, si vede sempre la cattedra col pastorale, ma qui a questo, vedete, quest'altro bastone, che proprio sembra un po' fare pandan col pastorale, che termina con una cosa strana, sembra una specie di pigna con dei nastrini svolazzati. Ebbene, gli studiosi ancora oggi si stanno interrogando cos'è quello strumento. Qualcuno dice è un simbolo del potere temporale, come il pastorale è il simbolo del potere spirituale, dell'autorità spirituale del vescovo, questo invece sarebbe il simbolo anche dell'autorità temporale. Siamo in piena lotta per le investiture, contese fra papato e impero, i principi vescovi anche a Milano. Però qualcun altro invece dice, ma attenzione che invece magari questo qui può essere proprio un aspersorio, cioè un oggetto che all'epoca veniva usato per benedire, per consacrare, in particolari cerimonie. Anche questi nastrini svolazzanti sono interessanti, non sono un semplice decoro. Chissà mai che da un'immagine come questa un po' venne in mente quello che vi ho detto, la lotta del vescovo contro gli ariani, contro l'eresia, un po' venne in mente un'immagine come questa, si è arrivati invece al flagello, quindi quasi per una deformazione. E sarebbe curioso, si passa dall'aspersorio al flagello. Dove però il flagello ormai compare
ed è proprio inevitabile, è coi Visconti. Anzi, qui non solo Ambrogio è munito di flagello, non solo lo agita in maniera molto minacciosa, ma addirittura, guardate, proprio travolge tutti questi personaggi, ed è a cavallo, un bianco cavallo. Qui siamo in un episodio molto interessante, che è detta la battaglia di Parabiago. Siamo il 21 febbraio del 1339. A Milano i Visconti hanno preso il potere, Azzone Visconti e Luchino Visconti sono già i signori di Milano, ma non è un potere consolidato, c'è chi minaccia, e minaccia all'interno. Del ramo cadetto, Lodrisio Visconti non è contento di essere stato lasciato fuori dal controllo di Milano. E allora trama, va a Verona dagli Scaligeri, si fa dare proprio un esercito di mercenari, e sono tutti crucchi, sono tutti svizzeri tedeschi, e con quell'esercito marcia su Milano per conquistare, quindi contro i suoi stessi parenti Visconti. A Parabiago avviene questo scontro. Avviene questo scontro, abbiamo detto che siamo a febbraio, nevicava, era una domenica, probabilmente i milanesi stavano ben al caldo nelle loro tende, hanno detto per oggi non succede niente. E invece questo esercito mercenario di svizzeri e di tedeschi attacca e li coglie di sorpresa i milanesi, che stanno proprio per essere sconfitti, sbaragliati. Lo stesso Luchino Visconti è catturato. Tutto sembra perduto. Quando, dice la leggenda, perché siamo nel pieno della leggenda, la leggenda dice che appare proprio Ambrogio per difendere i suoi, per difendere i milanesi. Appare su un bianco cavallo e munito di staffile, di quel flagello, comincia a menare fendenti a destra e a sinistra e mette in fuga questi nemici stranieri. La storia dice che probabilmente i milanesi sono riusciti a capovolgere le sorti di quella battaglia per l'arrivo, sì, di una cavalleria, ma della cavalleria sabauda, quella dei Savoia. Fatto sta che da quel giorno la battaglia di Parabiago viene celebrata dai Visconti come festa proprio importantissima, festa nazionale. Parabiago viene costruito un santuario, il santuario della vittoria, che c'è ancora oggi. I Visconti stabiliscono proprio che Sant'Ambrogio debba sempre essere rappresentato così, con quel flagello e possibilmente proprio sul bianco cavallo. Non è un caso che il cavallo sia bianco, pensate al ritratto di Napoleone su un bianco cavallo, pensate alle cariche dei buoni contro i cattivi nei western, ma al di là delle battute si va molto lontano. Se noi prendiamo l'Apocalisse, il cavaliere, il primo cavaliere dell'Apocalisse, quello che esce per vincere e sempre vincerà perché è vittorioso e imbattibile, è su un cavallo bianco. Quindi è logico, questo immaginario del cavallo bianco arriva da lontanissimo. Questo è il maestro della Palla Sforzesca. Siamo proprio in piena epoca di dominio degli Sforza, quindi già dopo i Visconti, ma gli Sforza proseguono, è evidente questa idea, questa immagine. Guardate che bello anche questo affresco, guardate che stallone pomellato, con Ambrogio che ha tutti i paramenti che abbiamo visto prima, cioè proprio in tutto e per tutto un vescovo, con la mitra, la pianeta, tutto quello che volete, il flagello, e guardate come calpesta, proprio senza pietà, questi soldati nemici. Ambrogio veramente sembra non avere pietà, ma perché ci dice questa storia, questa tradizione, questi svizzeri, questi tedeschi non avrebbero avuto pietà dei milanesi, dicevano proprio andiamo a Milano e rinnoviamo quello che aveva fatto il Barbarossa, distruggiamo tutto, radiamo la città al suolo. E questa cosa fa arrabbiare tantissimo il nostro patrono Ambrogio. Questo affresco, che è intorno al 1480, si trova in un luogo incantevole, guardate, questa chiesetta nell'alto Canton Ticino proprio, chiesa di Sant'Ambrogio, un posto assolutamente idilliaco, ma anche questo è un posto idilliaco, guardate che bello, questo piccolo santuario assolutamente a picco sul lago. Qui siamo vicini, vicinissimi a Bellagio,
quindi siamo nella sponda interna del ramo lecchese del lago di Como, a Limonta e il santuario del Moletto. Dentro, qua dentro, è tutta affrescata con affreschi del 600. Facendo questo lavoro su Ambrogio ho scoperto dei posti che neanche conoscevo, bellissimi. Guardate sulla controfacciata cosa c'è, c'è questa immagine proprio di Sant'Ambrogio sempre a cavallo, vedete che caccia i nemici. Sant'Ambrogio che diventa proprio come il comandante in capo, perché dietro a lui ci sono le schiere. Notate delle cose, notate come ci sia quella croce rossa su campo bianco che è il simbolo della città di Milano, l'emblema, ma diventa anche quasi un simbolo crociato. E soprattutto i nemici che Ambrogio sta cacciando, guardate se non sembrano proprio dei turchi, degli ottomani, con tanto di turbante, questi archi proprio alla turca, non dimentichiamo i fatti storici, la situazione. Qui siamo nel 600, i turchi arrivano a Belgrado, conquistano Belgrado, arrivano fino alle porte di Vienna. Il pericolo turco-ottomano è sentito moltissimo e anche Ambrogio viene visto quindi come il campione proprio della difesa del mondo cristiano. Un'immagine come questa, un'immagine così, con Sant'Ambrogio a cavallo, così deciso, così forte, così duro, sarà piaciuta al nostro San Carlo Borromeo, che in fatto di durezza e di severità non era secondo a nessuno. Lui che era veramente tosto, che ha preso in mano la diocesi e potremmo dire la Chiesa Cattolica e l'ha ribaltata, l'ha portata proprio per fortuna su una strada di moralità, di rigore. Quell'immagine lì gli sarà piaciuta a San Carlo Borromeo? Assolutamente no. San Carlo Borromeo detestava quell'immagine di Sant'Ambrogio a cavallo con il flagello, con lo staffile che si scaglia contro dei nemici. San Carlo diceva: non è quella l'immagine del nostro patrono, del nostro padre, del nostro vescovo. Perché San Carlo anche si rendeva conto che quella era un'immagine politica. Era un'immagine che era stata creata appunto dagli Visconti prima, dagli Sforza poi, per in qualche modo anche giustificare quasi divinamente dal cielo la loro autorità, il loro potere su Milano. Ecco che allora San Carlo Borromeo, durante il suo episcopato così importante, cerca di stabilire un'immagine di Sant'Ambrogio come questa. Eccolo qua, seduto sempre in cattedra, che benedice. Il flagello c'è, perché ormai è diventato proprio un simbolo caratteristico, distintivo, ti fa subito dire: ah, guarda, quello è Ambrogio. Ma è qui appoggiato, lo vedete, proprio sui gradini. Come dire, sempre pronto alla bisogna, però non ce l'ha in mano. E soprattutto San Carlo vuole evidenziare che il santo patrono è in mezzo a questi due martiri, che sono proprio Gervaso e Protaso, quegli stessi martiri che, come abbiamo detto, per ispirazione divina proprio Ambrogio trova i resti e li colloca in quella basilica che poi si chiamerà Basilica dei Martiri, Basilica di Sant'Ambrogio. Oh, quest'opera è molto bella, è molto interessante, è del Peterzano, e il Peterzano è il maestro del Caravaggio. Oggi si trova alla Pinacoteca Ambrosiana. Eccoli qua. Questi due, Gervaso e Protaso, sono esattamente, eccoli qua, uno a destra e uno alla sinistra di Ambrogio. Guardate che San Carlo Borromeo inventa, diciamo un po', questo logo, questa immagine, che resiste fino ad oggi. Quando i vostri sacerdoti ricevono delle comunicazioni ufficiali dalla Curia, da Piazza Fontana a Milano, ancora porta la carta intestata proprio questo logo, che deriva proprio da San Carlo Borromeo. Questa qui è l'ultima versione, quella diciamo il restyling, quella più moderna, con questa frase interessante: tales ambio defensores. Sono proprio parole di Ambrogio. Che dice Ambrogio? Sono questi i difensori che io voglio, che io desidero, cioè soldati, Gervaso e Protaso, ma soldati di Cristo,
non soldati che usano le armi di questo mondo, che usano la violenza come si usa in questo mondo. C'è sempre questa idea molto interessante di Ambrogio, potremmo quasi chiamarla pacifista, o più che pacifista, proprio di giustizia. Questa immagine però di San Carlo Borromeo non l'ha inventata San Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo in qualche modo la riprende. San Carlo Borromeo va proprio alle fonti. Questo è il famoso, famosissimo Ambrogino d'oro, quello che ancora oggi il Comune di Milano consegna proprio nel giorno della festa del Santo Patrono alle persone, a quelle figure che si sono particolarmente distinte. Era la moneta più preziosa proprio della città di Milano. Qui siamo sempre nel 1200, ai primissimi anni del 1200. Moneta aurea, rara e preziosa, con proprio da una parte Ambrogio, benedicente, e dall'altra parte i due, Gervaso e Protaso. Cosa capiamo da una moneta come questa? La moneta mica la fa il vescovo, la moneta non la fa mica la chiesa, il duomo, la moneta la fa proprio l'autorità civile. Il vostro incontro si chiama pastorale con falone pastorale è esattamente questo contesto, questa vicenda. Ambrogio non è solo il patrono santo della chiesa di Milano. Per i milanesi, e più in generale per gli ambrosiani, è proprio anche il patrono della città, potremmo dire anche laica, laicamente parlando, civilmente parlando. Tant'è vero che questo è il gonfalone. Gonfalone proprio ufficiale della città di Milano. Ripeto, non del Duomo, non della Basilica di Sant'Ambrogio, non della Curia, ma il gonfalone proprio della città di Milano. 1565 circa. Quindi siamo proprio nei primi tempi, primissimi tempi di San Carlo. San Carlo, quando diventa vescovo di Milano, vede anche, si sta preparando questo gonfalone. Lui non dovrebbe centrare niente, però come sempre San Carlo ci mette il becco e dice anche, qua è tutto bellissimo, sono tutte queste scene di alto significato, sono momenti della vita di Sant'Ambrogio. Lui, qua in mezzo, il flagello, i nemici di Milano che sono abbattuti. I nemici di Milano sono due, quasi indicare i nemici della fede e i nemici proprio che attaccano la città. Questo gonfalone oggi si trova al castello Sforzesco, quindi nelle collezioni civiche. È un capolavoro, Cioè qui lavorano i migliori tessitori, artigiani dell'epoca, pieno di anche pietre dure, pietre preziose e via dicendo. Però la cosa interessante è che il disegno preparatorio per fare questa tappezzeria, questo arazzo, è lo stesso artista che fa queste cose. Che è famosissimo per queste teste, magari meno per altre cose, ma è Giuseppe Arcimboldo. L'Arcimboldo è proprio milanese e possiamo dire che cresce nel cantiere del Duomo. Suo papà era proprio uno degli artisti che lavora a tempo pieno per la cattedrale, per il cantiere del Duomo. Lui stesso si forma nel Duomo e poi prima di partire, di andare alla corte di Vienna, degli Asburgo, di Praga, dove diventerà famosissimo per queste fantasiose composizioni, però fa opere come ad esempio proprio il disegno, insieme al Meda, fa proprio il disegno del gonfalone. Direi che però dobbiamo fare un passo indietro, perché forse abbiamo dato troppe cose per scontate. Allora, cerchiamo innanzitutto di collocare proprio storicamente, cioè in che anni vive e quando si svolge la vicenda umana terrena di Ambrogio. Noi non sappiamo esattamente quando nasce. Gli storici però pensano che la data più probabile sia attorno al 340. Nasce a Treviri, lo sappiamo, Treviri che è in Germania, però attenzione, non si può dire che Ambrogio allora è tedesco perché nasce a Treviri. Lui nasce là perché là era impegnato suo padre, che era un alto funzionario imperiale. Qualcuno dice addirittura prefetto, non lo sappiamo. Comunque alto, altissimo funzionario imperiale a Treviri. Ambrogio è proprio di tradizione italiana, romana. Infatti
dopo poco tempo cambia l'imperatore, cambiano i funzionari, la famiglia rientra a Roma. E Ambrogio cresce proprio a Roma, ha una formazione di primissimo ordine, perché insomma, abbiamo detto, la sua famiglia è molto, molto importante. Molto importante dal punto di vista senatorio, civile, ma molto importante anche dal punto di vista proprio cristiano. La tradizione cristiana di questa famiglia, la gens Aurelia, è importantissima. La nonna di Ambrogio ha subito il martirio, pur essendo così importante, durante le persecuzioni ha resistito, non ha voluto rinnegare la sua fede cristiana ed è stata proprio martirizzata. E loro vivono, cresce, Ambrogio cresce proprio nel culto di questa nonna, di questa vicenda così importante. Ambrogio segue tutta la carriera, diciamo, ufficiale, cioè proprio si forma come suo padre per diventare un importante funzionario imperiale. E ci riesce, perché giovanissimo lo troviamo già a Sirmio, che è questa cittadina in Serbia, come dicevamo, ponte fra Oriente e Occidente. Interessantissimo proprio l'esperienza che fa Ambrogio fin da giovane. E poi diventa governatore di tutta la zona, potremmo dire, dell'Italia settentrionale, governatore della Liguria e Emilia, che però in realtà si estendeva anche sulla Lombardia, sul Piemonte e via dicendo. E questo ha poco più che 30 anni. Cosa succede però? Succede che lui, quando arriva a Milano, che innanzitutto Milano è capitale dell'Impero Romano d'Occidente, quindi insomma, stiamo parlando di un periodo in cui Milano è importantissima, è sede della corte imperiale e lui è governatore nella città che è sede dell'imperatore, della corte. Milano è in preda però a delle contese molto molto dure, a degli scontri, proprio fra la componente ariana e la componente cattolica. Di per sé tutti cristiani, però con dei contrasti, con delle differenze non da poco. Ora non sto qui a raccontare nel dettaglio, ma diciamo che gli ariani non riconoscevano la divinità di Cristo. Per loro Cristo non è vero Dio. Per loro c'è Dio e Gesù, importantissimo finché si vuole, ma è un'altra cosa. È assolutamente in secondo piano. Non riconoscono, insomma, il mistero, il dogma della Trinità. Non è cosa da poco. E c'è quindi questo scontro molto duro, anche perché invece l'imperatore, la corte imperiale, tende, anche per propri calcoli politici, ad appoggiare molto più gli ariani che non la componente nicena, la componente proprio ortodossa, cattolica, che si attiene proprio a quello che è, diciamo così, la vera fede. A Milano c'era stato un vescovo ariano, perché era stato proprio messo dall'imperatore, era stato messo dagli ariani. Quando muore, ecco lo scontro. Siamo nel 374. Cioè, questo scontro non ci si mette d'accordo. Chi deve essere il nuovo vescovo? Gli ariani dicono uno nostro, un ariano. I cattolici dicono no, questa volta tocca a noi, lo vogliamo noi. Scende in campo il governatore, ma lui è l'autorità civile, laica. Quindi scende in campo per sedare gli animi, per mettere la calma, per cercare di far ragionare. E quando eccolo qua, un bambino che in mezzo a questi tumulti, in mezzo a queste contese, comincia proprio a urlare il nome di Ambrogio. Ambrogio Vescovo, Ambrogio Vescovo. E a tutti dicono, questa è proprio l'idea. Anzi, subito tutti dicono la voce della verità, la voce divina che parla attraverso questo bambino. Ambrogio, secondo voi cosa fa? Eccolo qua. Ambrogio a cavallo, che scappa. Ambrogio dice, ma voi siete matti, ma io non ci penso minimamente, cioè io ho studiato per fare il funzionario imperiale, ho fatto una carriera fino adesso eccezionale, sono solo all'inizio. Sono cristiano, cristianissimo, ma Ambrogio non era neanche battezzato, all'epoca si usava così, catecumeno, venivi battezzato proprio da adulto più avanti,
cristianissimo, con la nonna martire, ma non era neanche cristiano, non era neanche battezzato, figuriamoci. Scappa, letteralmente, proprio ce lo dice il suo biografo, lo sappiamo. Se non che Dio, ecco qua, che appare con la mano dall'alto, proprio lo ferma e dice no, torna indietro, torna a Milano, perché io ho proprio questo disegno su di te, ho proprio questo progetto, tu devi diventare il pastore di questa comunità. Questa formella è eccezionale, è bellissima, guardate, è tutta d'argento sbalzato, oro, pietre preziose, gemme. Si tratta dell'altare d'oro, eccolo qua, che si trova, vedete, dentro la Basilica di Sant'Ambrogio. L'altare d'oro, quello che è messo proprio qua sotto, cioè quella tomba che abbiamo visto, cioè il corpo di Sant'Ambrogio e di Gervaso e Protaso. Qui, verso la folla, verso l'assemblea, ci sono le formelle con gli episodi della vita di Gesù. Dall'altra parte, verso il celebrante, eccole qui, ci sono invece gli episodi della vita di Ambrogio. Quindi si fa quasi proprio un parallelismo tra la vita di Gesù e la vita di Ambrogio. È un'opera eccezionale, stiamo parlando dell'ottavo secolo, del nono secolo, un'opera che è firmata, pensate, è una cosa più unica che rara. Volvinio, eccolo qua, si firma, Magister et Faber, maestro e artefice. Lui si rende conto, questo Volvinio, di aver fatto un capolavoro eccezionale. No, questa cosa qui, noi abbiamo la fortuna di avere dei capolavori incredibili a Milano e dintorni come il Cenacolo, ma qui dovrebbe esserci la coda veramente come il Cenacolo per andarla a vedere. Perché è qualcosa di unico veramente in tutta Europa, non c'è un altro altare d'oro altrettanto bello e importante, è eccezionale. E come dice il nome, Volvinio, questo qui è un artista che arrivava da molto lontano, arrivava probabilmente dalla zona del Reno. Questo ti dice anche come all'epoca ci si spostava proprio da zone a zone per lavorare la cultura. Guardate Ambrogio stesso che incorona l'artista. Incredibile, questa consapevolezza moderna. Passeranno secoli prima che gli artisti prenderanno questa consapevolezza di Volvinio. Chiusa la parentesi. Qui invece a essere incoronato è proprio lui, Ambrogio. Ambrogio torna a Milano e, obbediente alla volontà di Dio, e comincia a prepararsi. Lo devono preparare innanzitutto al battesimo. E verrà battezzato il 30 novembre, che è sempre una data molto significativa per la diocesi di Milano. E una settimana dopo viene proprio consacrato vescovo. È il 7 dicembre. Ancora oggi noi festeggiamo, ricordiamo Sant'Ambrogio, il giorno della sua consacrazione, proprio la sua ordinazione a vescovo. Ma guardate che è una cosa anche questa più unica che rara. Se voi pensate ai santi, medievali, ai santi dell'antichità cristiana, eccetera, di solito il giorno che viene ricordato, il santo, la memoria liturgica, festiva, eccetera, è quello della morte, perché è proprio la rinascita, dies natalis, la rinascita al cielo. Finisce la vita terrena, ma inizia quella celeste, inizia quella eterna. Sant'Ambrogio no. Ancora oggi noi ricordiamo proprio il giorno in cui viene consacrato, in cui viene eletto, nominato vescovo. E probabilmente c'è una ragione ben precisa, che quel giorno lì era già festa quando viveva ancora Ambrogio. Lo sappiamo proprio dagli scritti, Ambrogio è uno che ha scritto tantissimo, ha lasciato tantissime opere, ma anche lettere, eccetera. E Ambrogio, quando veniva il 7 dicembre di ogni anno, voleva festeggiare insieme ai fedeli milanesi. E diceva, io sono vostro padre, perché voi mi avete scelto appunto per guidarvi, e quindi come se fossi vostro padre. Ma allo stesso tempo anche voi, fedeli di Milano, siete padri a me, perché siete stati voi, con la vostra decisione, a scegliermi come vescovo. E quindi non è solo, diciamo, in tempi più moderni che si fa la festa degli obei obei o tante altre iniziative,
era già una festa veramente il 7 dicembre a Milano. Cosa deve fare questo vescovo? Ambrogio aveva una cultura veramente profonda, veramente grande. Aveva fatto come dei master universitari, dei dottorati dei nostri giorni. Però la sua era una formazione, abbiamo detto, letteraria, umanistica, potremmo dire, e giuridica. Ma non è che aveva studiato teologia, non è che aveva studiato le sacre scritture. Si ritrova proprio nei primi tempi del suo episcopato a dover recuperare. Gli viene messo vicino, tra l'altro, un sacerdote straordinario che si chiama Simpliciano, non a caso, San Simpliciano, c'è anche una basilica a Milano che porta proprio il suo nome, che sarà il suo maestro e che poi sarà addirittura il suo successore, perché veramente vive a lungo, vive moltissimi anni questo Simpliciano. Guardate che bella che è questa immagine. Questo è Masolino da Panicale, capolavoro. Siamo a Castiglione Olona, all'interno del battistero. Castiglione Olona, qui siamo abbastanza vicini. L'isola di Toscana in Lombardia la definisce D'Annunzio. Eccolo qua, vedete qua questa figura. Di lui proprio che sta leggendo, sta studiando, si sta preparando. A me piace moltissimo questa immagine perché mi ricorda sempre le parole di Sant'Agostino. Sant'Agostino che ha modo di conoscerlo bene a Milano, va a trovarlo, vuole proprio, Sant'Agostino è uno che ha un bisogno disperato di parlare, di interloquire, di essere guidato. E Ambrogio è sempre impegnatissimo, i vescovi di Milano sono sempre impegnatissimi, lo sono oggi ma lo erano appunto anche all'epoca. E Sant'Agostino lo vede che si ritaglia proprio un po' di tempo per sé Ambrogio e legge. Ma la cosa che lo lascia a bocca aperta, Agostino rimane a bocca aperta, è che Ambrogio legge in silenzio, fa una lettura mentale. E perché rimane a bocca aperta? Perché all'epoca non si faceva così. La lettura silenziosa, mentale, è una cosa moderna. Iniziano gli umanisti alla fine del Medioevo, nel Rinascimento e poi ancora più nei secoli successivi. Per noi oggi è così, ma all'epoca di Ambrogio e di Agostino la lettura era sempre ad alta voce, si leggeva ad alta voce. Ambrogio invece, cioè il testimone di Agostino, fa questa lettura silenziosa. Qui sembra proprio un'immagine presa proprio dalla descrizione di Sant'Agostino, compreso questo, vedete, questa sorta di cubicolo che sembra proprio racchiudere la figura di Ambrogio, e anche guardate queste forbici, guardate la modernità di queste forbici, questo è un dipinto della metà del 400, eppure queste forbici che servono, uno, per tagliare le pagine intonse, il libro ha le pagine intonse, bisognava tagliarle, e quindi ecco qua le forbici. Da un punto di vista simbolico però quelle forbici sono la parola tagliente proprio di Ambrogio. Secondo me c'è anche questa idea di ritagliarsi proprio un po' di tempo, un po' di spazio per se stesso. Sempre lui, che cosa fa? Non solo studia, ma diligentemente prende appunti. Vedete? Qui sta proprio prendendo le note, sta scrivendo a margine di quel libro, come fa appunto uno scolaro, uno studente diligente. E poi alza la testa, guardate come il suo sguardo non è solo quasi di ringraziamento, di lode, guardate la bocca come è aperta. Insomma, io ogni volta che vedo questa immagine bellissima mi sembra di vedere Ambrogio che declama, cioè che declama poesia o addirittura che canta. Questo dipinto è del Vermiglio, Giuseppe Vermiglio, che magari non è tra i pittori più noti, ma vi assicuro è un gigante della prima metà del Seicento, è uno che vive poco dopo Caravaggio, siamo proprio in quegli anni lì. Questa è una foto che sono andato a fare io personalmente perché ci tenevo moltissimo, nella chiesa di Santa Maria della Passione a Milano, dove c'è il conservatorio, che è un museo proprio pieno di opere d'arte. Perché qui c'è questo Sant'Ambrogio che sembra declamare una poesia o cantare? Perché è questo quello che lui ha fatto veramente. Ambrogio era un poeta. Un poeta anche veramente bravo.
che ci ha lasciato degli inni, delle composizioni, dei canti. E sempre Agostino a testimoniarcelo. Agostino rimane così affascinato da quest'uomo, da questo pastore, da questo vescovo, anche perché segue le sue celebrazioni e dice: ma è una cosa incredibile, qui c'è il popolo di Dio che si riunisce in assemblea, in preghiera, per la celebrazione eucaristica, e cantano degli inni che lo stesso Ambrogio, lo stesso vescovo, ha creato proprio per il suo popolo. Pensate che tradizione antichissima, che esiste ancora oggi, che c'è ancora oggi, che viene studiata, che noi come diocesi di Milano, diocesi ambrosiana, proprio continuiamo anche. Ma soprattutto poi la predicazione. Cioè tutto questo, studiare, prepararsi, scrivere, era in funzione del predicare. Ambrogio è sempre molto consapevole di questo, del suo ruolo. Il suo ruolo principale è proclamare la parola di Dio e spiegarla al suo popolo, alla sua gente, ai suoi fedeli. Sempre in Bergognone, in questa piccola tavoletta che ti fa vedere Ambrogio, vedete sul pulpito, guardate che bello il gesto delle mani, che proprio sta enumerando capo 1, capo 2, ti rende molto l'idea. Come ti rende anche l'idea, guardate, ci sono tutti gli uomini, maschi, giovani e meno giovani, in piedi, le bambine e le donne sedute. E c'è anche qui una donna appisolata, perché uno può essere anche un bravissimo oratore, però insomma l'appisolamento è sempre inacquato. Ecco perché ci sono immagini come questa. Guardatela bene. Guardate come c'è un elemento nuovo e diverso rispetto al Sant'Ambrogio che scrive, che prende appunti, che abbiamo visto. E qua sul fondo, questo strano oggetto, se lo guardate bene, è il favo delle api, favo di miele. Questa è un'immagine francese, siamo sempre in pieno Cinquecento. Che cosa vuole indicare questo artista? Vuole indicare che, come dicevano già i contemporanei di Ambrogio, la sua parola, sia parlata che scritta, assomigliava al miele. Molto interessante. Perché il miele, innanzitutto, ti fa venire in mente il dolce. Quindi vuol dire che è una parola dolce, per chi l'ascolta, alle orecchie di chi l'ascolta o agli occhi di chi la legge. Però il miele è anche molto di più. Non è solo zuccheroso, zuccherino. Il miele non solo dolcifica, ma è proprio nutriente, corroborante, ti dà energia, ti dà forza. C'è proprio questa idea. La parola di Ambrogio è come il miele. E allora in tutta la tradizione nordica, proprio a nord delle Alpi, il favo delle api, del miele, diventa anzi l'immagine più frequente per Ambrogio. Non si usa il flagello rimane al di qua delle Alpi, perché rimane appunto sempre legato a quelle vicende politiche, dinastiche di cui abbiamo detto, Visconti, Sforza, eccetera. Nel nord Europa Ambrogio, voi per riconoscerlo, vedete se c'è il favo di miele. Guardate anche questa, una statua moderna, questa è una statua d'inizio Novecento, nel Tirolo, e ce l'ha proprio, eccolo qua, appoggiato sopra il libro. Ed è il motivo per cui, ad esempio, è il patrono degli apicoltori, proprio di chi ha a che fare con le api e con il miele. Ma c'è anche un'altra ragione, non solo perché la sua parola era così dolce, così forte, così buona. Se noi infatti leggiamo la sua vita, questa vita interessantissima che scrive il segretario Paolino, e troviamo che c'è un episodio, eccolo qua, questo è Ambrogio nella culla, circondato dai genitori, la sorella Marcellina, il fratello Satiro, di cui ci sarebbe tantissimo da dire stasera, non c'è tempo, non c'è occasione, ma questi fratelli santi che sono così importanti per la vita di Ambrogio, c'è tutta la famiglia attorno e succede qualcosa di incredibile, guardate bene, le api. Ambrogio ha pochi giorni di vita e ci sono queste api che si posano sulla sua bocca. Di più, entrano e escono come se fosse proprio un alveare, come se fosse un favo, la sua bocca. Questo è un dipinto del Duchino, un pittore che lavora a cavallo tra 500 e 600. Fa quest'opera, proprio dedicata a
questo miracolo, a questo prodigio, e fa anche diversi dipinti per il Duomo di Milano. Tutti si spaventano, ma il padre capisce che invece è proprio un segno divino. Vuol dire appunto che questo figlio appena nato è destinato a diventare una bocca d'oro, una bocca di miele. Questa cosa è molto interessante, ma bisogna anche dire non è esclusiva di Ambrogio. Si dice che anche nella vita di Plutarco, di Virgilio, di tanti personaggi veramente che sono passati alla storia per la loro capacità di parlare in pubblico o anche di scrivere pagine mirabili, ecco, c'è proprio questo episodio, è un topos letterario si dice. Questa immagine che abbiamo visto prima della predicazione, se la guardiamo bene vediamo che ci sono anche due personaggi ben in evidenza e che hanno l'aureola. Ebbene, questo è proprio quell'Agostino che io vi ho già citato più volte, e questa donna velata vicino a lui è la mamma di Agostino, Monica. È lei veramente che potremmo dire è la causa, il merito, se Agostino conosce Ambrogio, perché lei qua a Milano, Agostino è un retore, Agostino è un professore universitario, è uno inquieto però, è uno che sta passando attraverso il dualismo manicheo, fa esperienze strane, la madre soffre per questo figlio appunto che è instabile, che è sempre alla ricerca, che non trova la sua strada, grande testa, è Agostino una grande testa, ma non riesce a sistemarsi anche dal punto di vista familiare, ha questa relazione con questa donna ma non è sposato, ha un figlio. E Agostino viene mandato a Milano perché appunto c'è l'imperatore, fa il ghostwriter, scrive i discorsi per l'imperatore, pensate com'era importante Agostino, com'era bravo. La madre che ha conosciuto Ambrogio, che è andato alle sue celebrazioni, alle sue prediche, dice tu lo devi conoscere, tu devi andare proprio a sentire Ambrogio perché veramente ti cambia la vita. Ed è quello che veramente succede. Agostino rimane affascinato, rimane assolutamente a bocca aperta rispetto ad Ambrogio e farà tutto quel percorso che sappiamo fino al battesimo, fino proprio al battesimo. La notte è proprio la vigilia pasquale, era il 24-25 aprile del 387. Eccolo qua, Ambrogio che battezza Agostino, la mamma. Guardate che espressione felice, serena, questa madre che vede il figlio appunto che riceve questo battesimo. C'è da dire che da quel momento Ambrogio e Agostino non si incontrano più, le loro strade si separano. Agostino torna appunto nel Nord Africa, lui era originario proprio del Nord Africa, diventerà vescovo anche lui. Però i due in realtà, Agostino e Ambrogio, continuano a parlarsi dalle pareti delle nostre chiese. Chissà quante immagini come questa avete presente. Che proprio vedete più anziano, con la barba bianca, Ambrogio, più giovane, perché c'è questa idea, no, del discepolo, dell'allievo, che è Agostino, che continuano proprio a parlarsi, a confrontarsi, proprio su quei temi fondamentali, ecco qua la Trinità, che abbiamo detto che era il tema fondamentale dello scontro con gli ariani, con gli eretici. Questo bellissimo dipinto si trova, ecco qua un altro consiglio per una gita, siamo a Scaria, questa è la chiesa dei Santi Nazario Celso, quindi Lanzo di Intelvi, su, Lanzo di Intelvi, questa bellissima chiesa romanica, ma con all'interno questi bellissimi affreschi, fine 400. Perché c'è in quasi tutte le nostre chiese? Perché io fino adesso ho sottolineato che è il patrono della diocesi di Milano, ma in realtà Ambrogio, l'abbiamo detto per gli ortodossi, è veramente il santo di tutti. È il santo della Chiesa universale, è dottore della Chiesa, per tutto quello che ha scritto, che ha detto, che ha fatto, per il punto di riferimento. E quindi ecco sempre, spesso e volentieri, nelle volte, sul presbiterio, in immagini come queste, i quattro dottori della Chiesa occidentale, che sono Agostino, che sono Papa Gregorio Magno, che è il traduttore della Bibbia in latino, la Vulgata, il grandissimo San Gerolamo, e poi c'è lui, c'è proprio il nostro Sant'Ambrogio. Questo è al Louvre.
sempre Sant'Ambrogio, che è in mezzo ai santi. Guardate, in trono in mezzo a tutti i santi. Qua ci si può divertire a riconoscere chi sono tutti questi santi. Questi con l'armatura sono sempre i suoi defensores, sono i suoi proprio guardiaspalle, i suoi scudieri, Gervasio e Protaso. Ma poi si può riconoscere Gerolamo, si può conoscere questo pur San Sebastiano, San Giovanni e via dicendo. Colpisce che Ambrogio è in posizione preeminente, guardate, addirittura è sopra tutti. In effetti questa immagine c'è un po' del, in milanese si direbbe un po' della, dell'essere bauscia, cioè nel senso che qua i milanesi vogliono proprio dire Ambrogio è il più importante di tutti. Del resto è anche giustificato, sapete dove si trova questa bellissima pala d'altare? Si trova a Venezia, Santa Maria dei Frari, nella cappella degli Ambrosiani. Sono i milanesi, i monzesi, tutti gli ambrosiani che sono presenti per ragioni commerciali a Venezia e che fanno, pagano una cappella bellissima con questo bellissimo pala dipinto del Vivarini, poi continuato dal Basaiti, e quindi quando c'è la nostalgia, questi sono lontani da casa e mettono qua il loro santo proprio in bella evidenza. Io devo dire mi piace di più questa piccola tavoletta dove c'è Sant'Ambrogio che veramente è, vedete, patrono nel vero senso letterale. Guardate come allarga le braccia, guardate come sembra voler proteggere queste donne, questo popolo, questa folla che è lì inginocchiata. E queste sono le parole, in stile gotico, le parole del Te Deum, che sembrano proprio uscire dalla bocca di Ambrogio. Ambrogio le fa sue. Ambrogio è veramente il protettore della gente, di tutti, è il protettore assolutamente di tutti. Questa tavoletta si trova sempre in quel paese vicino a Bellagio, a Limonta, anche qui siamo agli inizi del Cinquecento. Ambrogio è veramente difensore, sto avviandomi alla conclusione, però sapete c'è veramente tantissimo da dire, però vi voglio far vedere queste immagini, guardate, Ambrogio veramente difensore, che non ha paura anche di andare contro i poteri forti, si direbbe oggi. Chi è qui il potere forte? È questo, guardate, c'è la corona imperiale, questo è Teodosio. Teodosio che dice, io voglio andare là, guardate, indica proprio con la mano. E Ambrogio che lo ferma e dice, no, tu da qui non passi. È sulla porta della chiesa, sulla soglia della chiesa. Questo bellissimo dipinto di Camillo Procaccini, che si trova nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dice in maniera romanzesca un episodio che è realmente accaduto. Teodosio non è un nemico della Chiesa, tutto il contrario. Teodosio era proprio un imperatore cattolicissimo, cristianissimo, addirittura ha fatto diventare la fede cristiana religione di Stato. Però cosa succede? Succede che siamo a Tessalonica, 390. A Tessalonica, grande città, metropoli dell'antichità, viene arrestato il Beniamino delle Folle, un fantino. Viene arrestato, commette qualche crimine e lo portano in prigione. I suoi fans danno l'assalto alla prigione perché vogliono liberarlo. Pensate alla follia, c'è sempre stata la follia umana, non è dei nostri giorni. E uccidono le guardie, uccidono addirittura il capo proprio della guarnigione imperiale presente a Tessalonica. L'imperatore dice questa cosa merita una pena esemplare. Tutti devono sapere che chi tocca appunto i simboli imperiali, le truppe imperiali, farà una bruttissima fine. Manda il suo esercito, ma non a prendere i colpevoli, non a prendere chi aveva commesso quel terribile crimine. Chi prende, prende. Sembra, dicono le cronache, ci sono 7.000-8.000 morti, ma poi potete immaginare tutti innocenti, che non c'entravano niente, comprese donne, bambini, vecchi, anziani, perché l'esercito entra nella città di Tessalonica e tutti quelli che trova per strada, in giro, vengono passati a fil di sparo, vengono ammazzati. Per l'imperatore la giusta punizione della città. Ambrogio, vescovo di Milano, che non c'entra niente con Tessalonica di per sé, è lontanissima, ma Ambrogio dice, tu imperatore non puoi comportarti così. Tu imperatore hai il dovere di essere giusto,
di essere un re, un sovrano giusto. E la giustizia è la giustizia umana e la giustizia divina. Tu con quest'atto qui ti sei messo fuori da entrambe queste due giustizie, la giustizia umana e la giustizia divina. Queste parole, che magari a noi si possono sembrare anche condivisibili, giuste, all'epoca erano sbalorditive, erano rivoluzionarie. Ma come? Un vescovo si permetteva di dire all'imperatore che cosa deve fare. Tu devi comportarti così, devi comportarti così. Un vescovo si permetteva di dire all'imperatore: anche tu sei un uomo, anche tu hai dei limiti, non puoi superare questi limiti. E infatti ecco che da un punto di vista simbolico, perché questo episodio così non è avvenuto, però viene raffigurato così, Ambrogio che ferma Teodosio, proprio gli dice: tu non entri più in chiesa finché non ti penti, finché non ripari a questa situazione. E Teodosio, che non è affatto stupido, ci pensa, e effettivamente in qualche modo ripensa appunto a tutto quello che è successo. Viene raffigurato così, vedete, proprio la penitenza, il pentimento di Teodosio, questo è sempre Ambrogio. Anche qui non è avvenuto così, non è che Teodosio è andato, tra virgolette, a Canossa a farsi perdonare da Ambrogio, però dalle lettere, dagli scritti che abbiamo, sappiamo che appunto Teodosio si è pentito di quel gesto. Dal punto di vista proprio di giurisprudenza è importantissima questa azione di Ambrogio. Guardate la bellezza di questa pala, che si trova in un luogo frequentatissimo del Barocci, è quest'opera bellissima, l'opera del Barocci, ma ahimè poco conosciuta, è nel Duomo di Milano. L'altare proprio dedicato a Sant'Ambrogio, quindi importantissimo, a questa bellissima pala, però non è certo tra le opere più conosciute, ed è un peccato perché è un capolavoro. Guardate se il Barocci non sembra mettere in scena il ritorno del figlio del prodigo, sembra proprio il padre misericordioso che accoglie, eccolo qua, l'imperatore pentito. Con a fianco anche donne e bambini, anziani, proprio tutti quelli che ahimè erano rimasti vittima di quella strage, di quell'eccidio. Allora, concludo veramente. Concludo con, ancora una volta, San Carlo, perché questa immagine qua viene fatta, viene ordinata, commissionata da Federico Borromeo, che è il successore di Ambrogio, cugino e successore di Ambrogio. Scusate, San Carlo. E guardate, l'Ambrogio è il classico col barbone. Questa immagine così bella sarà piaciuta a San Carlo Borromeo? No, sarebbe piaciuta a San Carlo Borromeo? No. E perché? Perché non gli sarebbe piaciuta? Perché San Carlo Borromeo non voleva le raffigurazioni di Sant'Ambrogio con la barba. Non è un tic, non è che San Carlo si inventa questa cosa. San Carlo era uno molto rigoroso, abbiamo detto. Vuole che il suo clero sia pulito in tutti i sensi, dentro e fuori, moralmente, spiritualmente, ma anche proprio come si presenta. Siamo in epoche in cui invece la moda, ad esempio spagnola, no, i baffi, i mustacchi, i barbe, oppure trasandati, eccetera. Lui no. Ambrogio fa addirittura un editto, si chiama De Barba Radenda, 1576, impone al suo clero, i sacerdoti ambrosiani devono essere sbarbati. Secondo me questa regola c'è ancora un po' nei seminari, perché se vedo un po' i vostri sacerdoti sono tutti proprio senza un filo di barba. E allora capite bene che il patrono Ambrogio deve dare buon esempio, non può avere lui un barbone così, anche se curato, è lui che pretende che i sacerdoti ambrosiani non abbiano la barba. E allora San Carlo fa addirittura fare delle immagini come questa, che sono rarissime perché in realtà non prendono piede. Questo è proprio, c'è scritto sotto, Sant'Ambrogio, arcivescovo e patrono, si trova presso gli oblati, perché gli oblati sono i fedelissimi ovviamente di San Carlo, quindi subito loro sono obbedienti e ossequiosi in questo. C'è proprio queste curiose immagini, piuttosto rare, dell'epoca di San Carlo, dove Sant'Ambrogio non ha neanche proprio un filo di barba.
però ripeto, non sono immagini che hanno avuto fortuna, assolutamente. Guardate questa com'è interessante, questa del Cerano. Questa c'è in varie versioni, una alla Pinacoteca Ambrosiana, una proprio ancora oggi in Curia, se andate nel salone, quello degli incontri, delle assemblee, proprio lì. Questa era l'immagine ufficiale usata per la canonizzazione di San Carlo Borromeo, 1610. Si usa ancora oggi, no? Piazza San Pietro, quando viene fatto santo, viene elevato agli altari un santo, c'è la sua immagine. Questa era l'immagine usata. Guardate che particolarità. Questo è Sant'Ambrogio, con tanto di flagello, anche se il flagello ormai sono dei nastri svolazzanti. È solo un simbolo, non ha più quell'idea di picchiare, di percuotere, eccetera. Ma il volto, guardate il Cerano, che è un grandissimo pittore, cosa fa? Mette il volto di Ambrogio, non solo sbarbato, ma anche il volto di San Carlo. C'è una sovrapposizione totale, Sant'Ambrogio-San Carlo, San Carlo-Sant'Ambrogio. San Carlo vivente era chiamato dai contemporanei l'Alter Ambrosius, il nuovo Ambrogio. E lui stesso non gli dispiaceva, perché ha proprio improntato tutta la sua vita a questo stile. Per lui Ambrogio era veramente il maestro, lui vescovo si ispirava a quel grande maestro. Noi sappiamo oggi che i due sono proprio i copatroni della nostra diocesi, San Carlo e Sant'Ambrogio, qui ai piedi di Maria, come si vede in questa bellissima pala che si trova a Saronno, nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli. E allora chiudo con questa immagine, con l'immagine proprio finale di chiusura. L'avrete riconosciuta, Legnano, il polittico della Basilica di San Magno, del Bernardino Luini, 1520. È un'immagine spettacolare da un punto di vista artistico, ma secondo me merita proprio come chiusura, perché qui abbiamo il Battista, abbiamo Pietro, abbiamo il titolare della chiesa Magno, San Magno, e qui c'è lui. Guardate come è chiuso dentro il grande santo, grandissimo patrono, eppure anche uno grandissimo come lui, chiuso da questa struttura, con la croce, il pastorale, il flagello, ma soprattutto questa mano che indica chi? Indica Maria e indica soprattutto Gesù. A leggere le opere di Sant'Ambrogio, che a volte magari sono un po' per il nostro stile, per il nostro gusto, sono magari un po' arzigogolate, un po' pesanti, eccetera, ma è incredibile. Ambrogio è quello che dice: per noi Cristo è tutto. Ambrogio è veramente la teologia cristocentrica, nasce da qua, è straordinario Ambrogio. E Bernardino Luini, guardate cosa fa. Ti fa vedere Ambrogio, il grande, che pure è chiuso lì dentro, in ginocchio, umile, si gira verso di noi, ci guarda e ci indica proprio il Cristo, il Salvatore. Ambrogio ci dice: non guardate me, io sono solo uno strumento, sono il vostro patrono, sono il vostro difensore, lo sarò sempre, ma solo sono uno strumento. Voi, il vostro sguardo deve essere sempre su Cristo. Bene, allora io direi l'incontro di questa sera termina qui, il nostro percorso invece continua, perché al suo completamento manca ancora un'ultima iniziativa. Giovedì 31 ottobre, nel salone che c'è qui sotto, in alternativa ad Halloween, terremo una cena, una serata conviviale, alla vigilia della festa di ogni santi, all'insegna di ricette amate da santi e beati e rivisitate dalle nostre geniali cuoche,